vprašanje, ki se nanaša predvsem na odnos z družino, kateri je prej živela, in sicer kakšen je bil kasneje ali kakšen je zdaj odnos do mame oziroma do obe sestre. Prima rapporto insomma non c'era con mia mamma. Mamma pronto con i suoi mira di capo che ho notato prima. Per me mia mamma se fosse morta o viva a me non me ne fregava niente. Pronto proprio il giro seno e la mia mamma viva 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 morta. Anzi se fosse morta io sarei stata contenta perché non mi sentivo in colpa che non la volevo vedere. Tu dice di umorla di blase dovolna. Ne bi se kriva, čutila krivo, koji nisam želila videti. Poi invece, come vi ho già raccontato, abbiamo fatto pace. Poznaje pa sva, kako sam malo že povedal srej, so se spravili. Abbiamo pianto tanto, ci siamo chiesto scusa. Zlo sva jokali takrat, druga sva prosili odpuščanja. Poi leggerete nel libro, lei è venuta anche da me in Italia. Ste lahko prebrali tudi v knjigi, prišla je tudi k meni v Italijo na obisk. E lì ci siamo ritrovate. In tam so se pravzaprav ponovno našli. Mia sorella invece, quando era piccola, mi andava sempre dietro. Moja sestra, mlajša, ko je bila še majhna, je vedno hodila nekako za menoj. A io la respingevo. Jaz sem jo pa odrivala. A 11 anni lei è entrata nel tunnel della droga. 13 letih se je izgubila v tunelu droga, se je začela drogirati. Oggi ha 30 anni. Zdaj je stara 30 let. Ha fatto tanti anni di eroina. Dolga leta je bila na heroinu. Io sinceramente dentro di me quando andai a Međugorje. Iskreno v sebi, ko sem šla v Međugorje. Forse l'unico mio desiderio era quello di pregare per mia sorella perché uscisse dal tunnel della droga. Mogoče je bila edina želja, ki sem jo imela, da bi molila za svojo sestro, da bi se nekako rešila tega prekletstva droge. Oggi ha 30 anni, da tanti anni si cura con metadone. Zdaj dan se torej stara 30 let, dolga leta se že zdravi z metadonom. Lì è nata anche una bambina che oggi ha 3 anni. Rodila tudi hčerko, danes stara ta hčerkica 3 leta. Però diciamo che ancora mia sorella non è uscita del tutto. Ampak moja sestra se še ni povsem šla ven iz tega sveta zasvojenosti. E se vi posso chiedere? Če vas lahko prosim. Se vi ricordate di mia sorella nelle preghiere? Spomnite moje sestre v svojih molitvah. Ti sarò molto grata. Vam bom zelo hvaležna. Dobro, hvala lepa. Govorili ste o odpuščanju in je vprašanje, kako, ali svetujete kakšne korake, stopnje, da bi lahko odpustili nekomu, ki nas je hudo prizadel, ali nekomu, ki nam želi slabo. Comunque del perdono ho già parlato tanto. Torej, o odpuščanju sem že veliko govorila prej. Non penso che c'è uno, due, tre, cioè dei passi per compiere. Ne vem, če obstaja prva, druga, tretja točka, torej neki koraki, ki jih moramo narediti v tem procesu odpuščanja. Penso che per me è stata una grazia che ho ricevuto. Jaz sem doživela to milost, da sem lahko odpustila. Ma comunque è un cammino. Ampak kljub temu, to je neka pot. Non è che se voi oggi fate la telefonata, perdonate a qualcuno, domani dovete andare con lui a bere caffè. To ne pomeni, da če boste nocoj, ko boste poklicali nekoga, kar smo prej rekli, to ne pomeni, če boste nocoj poklicali, da morate iti jutri z njim na kavo. Perché una cosa è il perdono, un'altra cosa è dimenticare, cioè risanare le ferite che comunque abbiamo. Kajti ena stvar je odpuščanje, druga stvar je pa, da pač pozabimo, da zazdravimo brazgotine, rane,
ki smo jih prijeli. Però dobbiamo fare quel primo passo. Ampak naredite treba ta prvi korak. E la cosa più difficile è a volte perdonare a noi stessi. Včasih je najtežje odpustiti samemu sebi. E vi voglio raccontare brevemente una cosa. Na kratko bi vam rad, bi vam rada povedala eno zgodbo, eno stvar. Un giorno c'era un prete. Nekega dne je bil nek duhovnik. L'hanno chiamato di notte. Po noči so ga poklicali. E lui abitava in montagna, l'hanno chiamato perché doveva venire in ospedale, che stava c'era un uomo che stava morendo. Ta duhovnik je živel visoko v hribih. In klicali so ga k nekemu moškemu, ki je bil v bolnici. C'era una tempesta di neve. Bil je strašen snežni metež. In piena notte. Po noči je bilo sredi noči. Però il prete ha preso la macchina. Ampak duhovnik je kljub temu sedel v avto. E ha iniziato andare in ospedale, ci ha messo 4 ore. In se napotil v bolnico, potreboval je 4 ure. Sapete cos'è? Aveste credo to. Dicono che Dio ci chiama in tanti modi. Pravio da nas Bog kliče na veliko načine. Magari è lui, eh? Mogoče bi on. Ok, comunque il prete ha preso la macchina, 4 ore si è messo ad andare in ospedale. Torej duhovnik je sedel avto, porabil 4 ure da je prišel v bolnico. E quando è arrivato lì, il signore che stava morendo non si voleva confessare. In cui prišel tja, ta gospod, zaradi katerega so ga klicali in ki je umiral, se ta gospod ni želel spovedati. E diceva lui, vai via, tanto Dio a me non mi perdona. Rekel temu duhovniku, pojdi stran, Bog meni tako in tako ne bo odpustil. Allora, siccome c'era neve e tempesta, lui non poteva tornare a casa, si è seduto fuori dalla stanza e ha iniziato a pregare rosari. In glede na to, da je bil zunaj snežni metež, da je bila noč, se ni mogel vrniti nazaj domov, zato se je usedel spredaj pred sobo in začel moliti rožni venec. E la mattina è arrivato dottore. Zjutraj je prišel zdravnik. L'ha chiamato in stanza. Poklical ga je v sobo. Perché ha detto, guarda, questo signore ha cambiato idea, si vuole confessare. In rekel, glej, ta gospod je spremenil mnenje, se želi spovedati. Allora questo prete è entrato in stanza. Ta duhovnik je vstopil v sobo. E questo signore gli ha detto, io mi confesso, ma tanto Dio non mi perdona. In ta gospod mu je se bom spovedal. Ampak Bog mi tako in tako ne bo odpustil. 15 anni fa, pred 15 leti, lavoravo nelle ferrovie. Sem delala pri ferrovie italijane. Pri italijanski. Na železnici. Dovevo aprire e chiudere la sbarra quando passava il treno. Morala sem odpirati in zapirati rampo. Torej zapornice, ko je mimo pelo vlak. Ma un giorno mi sono ubriacato. Nekega dne sem se napila. Ho dimenticato chiudere la sbarra. In sem pozabila spustiti zapornice. C'è stato un incidente. Zgodila se je nesreča. Passava la macchina, passava il treno, si sono scontrati. Avto je prečkal v železniško progo, takrat, ko je pripeljal vlak, zabila sta se. Dentro c'era una famiglia. V avto je bila družina. Papa, mama e due bambini. Oče, mama in dva otroka. Sono morti. Vsi so bili morti. Pardon. Se sliši? Vsi so bili mrtvi. Io non me lo posso perdonare e anche Dio non me lo perdonerà mai. Ne morem samo tega odpustiti sama sebi in tudi Bog mi ne bo nikoli odpustil. Il sacerdote era seduto così. Duhovnik je sedel tako sklonjeno glavo. Ha alzato lo sguardo. Je dvignil pogled. Aveva le lacrime negli occhi. Imel je solzne oči. E gli ha detto,
e mi ha detto 15 anni fa pred 15 leti in quella macchina v tistem avtu sono morte solo tre persone sono morte solo tre osebe io sono uno dei due bambini che erano in quell'auto io sono eden od dveh otrok ki so bili ki sta bila v tistem avtomobilu e io ti perdono in jaz ti odpuščam e anche Dio ti ha perdonato in tudi Bog ti odpustil io penso che questo sia il primo passo jaz mislim da je to prvi korak di cercare perdonare noi stessi da poskušamo odpustiti sami sebi fare una confessione se spovedati e buttare fuori tutto quello che abbiamo nel cuore in dat vse kar imamo slabega v srcu vreči ven e poi è Dio che ci giudica o perdona in potem je Bog ki nas sodi in odpušča Hvala lepa za odgovor in za to vprašanje, ki ste ga postavili. Morda malo lahkotnejša tema. Kakšne načrte imate za prihodnost? Boste še kaj manekenka? Assolutamente no. Absolutno ne. Zagotovo ne. Allora, si dice che se vuoi far ridere Dio, pravijo, da če bi rad nasmejal Boga, gli devi raccontare dei tuoi futuri progetti. Mu moraš začeti razlagati svoje načrte, ki jih imaš. Ok, kaj se vam zdi glavna past visoke družbe? Bili oni, torej drugi, srečni in le vi ne. Ma lì non c'è niente di vero. Tam ne dice resnično. Cioè amici praticamente ci sono amici ed è tutto bello e felice quando ci sono le telecamere accese prijatelji so prijatelji in vse lepo in krasno dokler so užgane kamere appena si spengono se qualcuno c'ha un coltello takoj ko se kamere ugasnejo če bi kakšen imel kakšen nož glielo ficcherebbe nella schiena dell'altro bi ga zabil pač v hrbet drugega non ci sono rapporti veri tam ni nekih resničnih odnosov e la trappola più grande è forse proprio questa di che il diavolo ci frega največja past je mogoče prav to da nas pač hudič prenaša okoli ci dà tutto da nam vse qua in questo mondo na tem svetu tante volte anche durante esorcismi včasih se tudi med samim exorcismom mi fa ridere perché qualche volta fa ridere mi gre na smeh ker včasih je smešno e dice al prete che fa esorcismi reče duhovniku torej exorcistu temu ki izvaja exorcizem. Prete si chiama Cipriano. Ta duhovnik, torej temu duhovniku, da se piše Cipriano, ime Ciprian. E questo gli dice, Cipriano, diventiamo amici. In reče, Ciprian, dai postanno prijatelja. Vedrai che ti faccio trovare una Ferrari fuori dalla chiesa. Boš videl, da te bo pred cirkvijo čakal Ferrari. Con una bella ragazza seduta dentro. Za no lepo žensko, ki bomo odsedila. Cioè, il diavolo si dice che è intelligente ed è una creatura intelligente. Za hudiča pravijo, da je inteligentno bitje. Ma è molto stupido anche. Ampak je tudi zelo neumen. Perché sono 2000 anni che sta tentando la gente sulle stesse cose. Že 2000 let zapeljuje ljudi z istimi stvarmi.
Perché ci sono tante persone che hanno avuto successo, i soldi, fama e si sono suicidate? Zakaj je toliko ljudi, ki so bili uspešni, ki so bili bogati, storilo samomor? Come non so, vediamo Whitney Houston, Michael Jackson, Robin Williams, attore e tanti tanti altri. In mnogi mnogi drugi. Perché i soldi e successo? Kajti denar in uspeh? È solo una cosa, insomma, bella così da vedere qua, sembra bella. Je nekaj, kar je lepo za pogledati, oziroma nekaj, kar zgleda lepo. Ma il demonio poi indietro chiede un'altra cosa che vale molto di più. Ampak zade pa hudič zahteva nekaj drugega, nekaj, kar je veliko več vredno. Chiede la vita. Zahteva življenje. E quindi voi perdete la vita eterna per andare dietro a quattro cose stupide di questo mondo. Torej, zgubite večno življenje, da dobite ali pa da posedujete štiri neumne stvari v času tega življenja. Io non ho lasciato quella vita perché mi è andato qualcosa storto. Jaz nisem zapustila tistega življenja zato, ker bi šlo karkoli narobe. A me mi aspettano con le braccia aperte se io vorrei tornare. Z odprtimi rokami me pričakujejo, če bi se odločila, da bi se želila vrniti. Dovrei dimagrire 18 kg. Dobro, bi pač morala skušati 18 kg. No, scherzo. Però io ho scelto consapevolmente la vita che faccio oggi. Ampak jaz sem se zavestno odločila za življenje, ki ga živim sedaj. E vi dico, anche quando qualche anno fa stava morendo la sorella del mio ex fidanzato, quindi la nipote di Silvio Berlusconi, vam povem še to, ko je pred kakšnim letom umirala sestra od mojega bivšega fanta, zaročenca, torej nečakinja od Silvia Berlusconija. Moriva di cancro, pesava 27 kg. Umirala je, torej imela je raka. Aveva 36 anni. Stara je bila 36 let in je vagala 37 in tehtala 36 kg. Io ero lì con loro gli ultimi giorni. In jaz sem bila z njimi v, torej, v tistih zadnjih dneh. E ho visto Berlusconi in ginocchio davanti al letto di questa ragazza che piangeva. In sem videla Berlusconija ob posteli tega dekleta, kako je jokal. E ho pensato quanto è povero. In sem pomislila, kako obok je. Nonostante tutti i soldi che ha. Kljub vsemu denarju, ki ga ima. Non poteva ridare la salute e la vita a questa ragazza. Ni mogel povrniti zdravja in življenja temu dekletu. Le cose importanti nella vita sono altre. Pomembne stvari v življenju so pač drugačne. Se avete le persone che vi amano. Če imate ljudi, ki vas imajo radi. E se avete qualcuno da amare. In če imate koga da ga ljubite vi. Perché solo così entriamo un giorno in cielo. Samo tako bomo nekega dne vstopili v nebesa. Dobro, hvala. Govorili ste v zadnjem delu o čistosti. Zakaj se vam zdi čistost pred zakonom tako pomembna za par? In ali si lahko par izkaže ljubezen tudi na druge načine? Allora, intanto io penso che una volta quando ci insegnavano le cose lo facevano per terrorizzarci. Torej, jaz mislim, da v času, ko so nas učili določene stvari, so jih učili na nek tak način, da so nas terrorizirali. Se tu non vivi in castità, vai all'inferno. Če ne boš živo čisto, boš končal v peklu. È un peccato gravissimo. To je smrtni greh. Mamma mia. Invece sapete che poi io ci ho pensato molto. Jaz sem veliko razmišljala o tem. E Dio ci ama tanto. Bog nas ima zelo rad. Non è un terrorista.
ni nek terorist. È un padre che ama. Je oče, ki nas ljubi. E ci ha dato una cosa che è molto importante, ci ha dato la libertà. Dal nam je nekaj, kar je zelo pomembno. Dal nam je svobodo. Quindi se uno vuole fare sesso, se vuole drogarsi, è libero di farlo. Torej, če hoče nekdo živeti divjo spolnost, če se hoče drogirati, lahko to počne. Proprio per quanto ci ama Dio ci ha dato questa libertà. Prav zato, ker nas tako močno ljubi, nam je dal to svobodo. Però ci dice, ampak nam pravi. Figlio, sin moj, tu così non sarai felice. Na tak način pač ne boš srečen. Tu così non troverai amore vero. Na tak način pač ne boš našel prave ljubezni. Non troverai la felicità che cerchi. Ne boš našel sreče, ki jo iščeš. Ma sei libero. Ampak si pa svoboden. Però ti indico io la strada dove tu tutte queste cose puoi trovare. Ampak jaz ti tudi pokažem pot, kjer boš vse te stvari lahko našel. Non ti costringo. Ne silim te. Ti do dei consigli. Ti dam pa kakšen nasvet lahko. State scegliere. Izberite. E i giovani quando sentono questo? In ko mladi to slišijo? Si rendono conto magari dopo 10 fidanzati che hanno avuto? Nenadoma spoznajo, mogoče celo po 10 fanti, ki so jih že imeli. E sono stati lasciati dopo perché non c'era più passione. In so se rašli zaradi tega, ker v postelji ni bilo več strasti. Si rendono conto che forse c'è qualcosa che non va. Se zavejo, da je mogoče nekaj, kar ne štima, nekaj, kar ne gre. Una volta noi ci incontravamo. Nekod smo se ljudje srečevali. Ci conoscevamo. Smo se spoznavali. Ci corteggiavamo. Smo dvorili drug drugmu. Poi ci fidanzavamo. Smo se zaročili. Ci sposavamo. Smo se poročili. Facevamo i figli. Imeli otroke. Cioè andavamo a letto. Smo šli v posto. Oggi si comincia tutto dal letto. Danes se pa vse začne pri posteli. E nessuno si vuole poi conoscere. Noben se poi ne želi spoznati več. Fidanzarsi. Zaročiti se. Corteggiare. Dvoriti. Tutto al contrario. Vse je narobe. E poi ci lamentiamo che non abbiamo trovato lo sposo, la sposa, oppure ci stiamo divorziando. In potem se pritožujemo, da ne najdemo fanta, dekleta, ali pa da se... Ragazzi non sono stupidi? Mladi niso neumni. Non ci sarebbero 9.000 giovani che hanno fatto la promessa e la rinnovano dopo anno dopo anno? Drugače ne bi bilo 9.000 mladih, ki so dali obljubo in jo vsako leto obnavljajo. Tanti si sono incontrati ai nostri ritiri e sono anche sposati. Mnogi so se spoznali, srečali tudi na naših duhovnih vajah in se potem poročili. Quindi perché non provare questa di strada? Torej, zakaj ne bi poskusili te poti? Hvala lepa. Tako vprašanje, roko gor. Vidimo. Dajte tam je mikrofon. Pod kratko vprašanje, prosim. Začel zrme je, da Anja ne govori jezika škofa Krakova Vojtila. Da je uporabila... To je zaradi tega, ker je bolj navajna pričevati v italijanščini kot v polščini. Ja, ampak tudi nimamo prevajalcev iz polščine. Hvala. Vprašanje, ki se nanaša na Anjino mladost, je, ali ste bili vzgojeni v veri, da so starši vzgajali v veri kot otroka, ste hodili k veruku? Sì, ho fatto la prima comunione, ho fatto catechismo 3 anni nella scuola elementare. Ja, pri prvem svetem obhajilu
in v prvih treh razredih osnovne šole sem hodila k veruku. E mi sono anche accorta, la mamma mi ha dato i miei diplomi delle classi 1, 2, 3. Pred kratkim mi je mama dala oziroma našla spričevala prvega, drugega, tretjega razreda osnovne šole. Che primi due anni avevo le, come si dice, i voti più belli, più grandi che ci sono in catechismo. In prvi dve, torej prvi dveh razredih sem imela odlične ocene pri verouku. E terzo anno quando è morto mio padre. V tretjem razredu pa ko je, to je tisto leto, ko je umrl moj oče. Ho visto adesso questi diplomi. To sem videla sedaj, ta spričevala. Era proprio quello il peggiore di tutti. Je bil veruk prav najslabša ocena sem imela prav pri veruku. E poi mi sono allontanata dalla chiesa. Non c'avevo nessuno che. In potem sem se oddalila od cerkve in nisem imela nikogar, ki bi. Però voglio quando mi sono sposata. Ko sem se pa poročila. Ho chiesto mia mamma un regalo. Sem prosila eno darilo svojo mamo, sem prosila mamo, da mi nekaj podari. Che andasse a confessarsi. Da se gre spovedat. E ho scoperto. In sem ugotovila potem. Che mia mamma non aveva neanche ricevuto la prima comunione. Da mamma sploh ni bila pri prvem svetem obhajilu. Andata dal parroco, si è preparata per la prima comunione. Šla je torej k duhovniku, pripravljala se je na prejem prvega svetega obhajila. Ha fatto la sua prima confessione nella vita. Se je prvič v življenju spovedala. E durante il mio matrimonio la prima volta ha ricevuto l'Eucaristia. In med mojo, torej med poročno mašo mojo, je prvič tudi ona pristopila k obhajilu. Se da bomo na koncu še ploskali Jezusu. Zakaj je po vaše v Evropi in svetu vse manj vere? In kako širiti veselo zvonilo? Allora, in Europa diminuisce la fede perché si sta troppo bene. V Europi vira pesce zato ker živimo preveč dobro. Le giovani generazioni si son, cioè, non sanno quanto questi quelli più grandi hanno dovuto combattere per avere fede e poter viverla liberamente. Mlade generacije sploh ne vedo koliko so morali prestati. Torej, ljudje pred nami, da so sploh lahko živeli svoje vero. Per costruire tutte le città e tutti i paesi che sono stati sfasciati durante la guerra. Da so nazaj postavili vsa mesta, vasi, ki so bila razsuta med drugo svetovno vojno. E lì tutti hanno capito quando non c'avevano niente che l'unica cosa che ci rimane è la fede. Takrat so pač ljudje razumeli, da ko niso imeli ničesar, edina stvar, ki je še ostala, je bila vera. Oggi purtroppo c'è tutto. Danes na žalost imamo vse. Ma non c'è la fede. Nimamo vere. Io mi auguro che il Signore insomma ci guarderà ancora con un occhio misericordioso. Kljub temu upam, da nas bo Gospod še vedno vsaj gledal vsaj z enim očesom usmiljeno. Perché con quello che succede al mondo oggi. Kajti z vsem tem, kar se danes dogaja na svetu. Sinceramente a noi noi ci meritiamo un altro un altro schiaffo. Kajti z vsem, kar se danes na svetu dogaja, ne, če smo iskreni, bi bilo čisto pošteno, da bi dobil kakšen hud udarec. Per ricominciare di nuovo a essere una famiglia. Da bi začel znova živeti, vzpostavljati biti ena sama družina. In kako evangelizirati, oznanjati evangelij? Soprattutto con la vita. Predvsem z življenjem. Io mi vedete vado e parlo, faccio le testimonianze. Torej kot vidite, jaz hodim okrog, govorim, pričujem. Ogni cosa si paga. Danes je potrebno vse plačati.
Perché il cornuto non è contento che uno va in giro a parlare bene di Dio? Che ti hudič ni zadovoljen da hodi nekdo okrog in govori lepo o Bogu. Però chi mi conosce lo sa, io non potrei andare in giro se prima nella mia vita non vivo quello che sto dicendo. Tudi kdor me pozna, ve, da jaz ne bi mogla hoditi okrog in pričevati, če ne bi najprej jaz sama živela tega, kar pripovedujem. Perché con le parole possiamo dire tante cose. Ker z besedami lahko rečemo marsikaj. Ma è importante che noi le viviamo prima. Ampak pomembno je, da jih pred tem, da pred tem živimo tisto, o čemer govorimo. Hvala lepa. A eno vprašanje je tam? Ja. Jaz bi vprašal glede na to, da je doživela največ krivic prav strani moških, a ne? Kakšna je bila to, kakšna je bila pot do tega osvobojenja oziroma ozdravljenja? Če ima še kakšne tako težave zdaj, ko je v stiku z moškim, oziroma kako je zdaj v možu, glede na to, da je tudi on moški. Kako je ta pot, bi rekel, odnosa do moških rasta, pa bila ozdravljena? Grazie per la domanda. Hvala za vprašanje. No, ce l'ho con uomini, non avete paura. Nič nimam proti moškim, ne se bat. Io credo, come ho detto, che ho ricevuto una grande grazia. Kakor sem rekla, verjamem, da mi je bila, da mi je dal Bog eno veliko milost. Perché sono riuscita veramente a perdonare tutti e non io potrei oggi anche sedermi con queste persone a tavola e non posso dire che ce l'ho con loro. Ker sem res odpustila vsem, jaz bi lahko danes tudi, ne vem, sedela za isto mizo s temi moškimi, s temi ljudmi in ne bi se počutila slabo. L'unica cosa che mi sono accorta ultimamente che forse mi è rimasta da qualche parte dentro. Edina stvar, ki sem jo zdaj odkrila pred kratkim, torej nekaj, kar je ostalo v meni, è la prudenza. Je previdnost. Verso i bambini. Sploh kar se tiče otrok. Per esempio abbiamo con mio marito abbiamo portato mia nipote, la figlia di mia sorella di 3 anni in vacanza. Recimo, skupaj z možem sva peljala mojo nečakinjo, torej hčerko od moje sestre na počitnice. E devi cambiare pannolino, la devi lavare, no? In jo treba pač preoblačiti, umivati. E qualche volta lo faceva anche mio marito. Včasih je to počel, včasih je to naredil tudi moj mož. Però io stavo lì e controllavo. Ok, jaz sem bila tam in sem, torej stala zraven in kontrolirala. Perché questa cosa mi è rimasta dentro, cioè non potrei permettere a qualcuno di fare male a una creatura innocente. Zgleda, da je to nekaj ostalo v meni, torej ne bi dovolila nikoli, da bi nekdo nekaj naredil nekemu nedolžnemu bitju. Poi quando tu perdoni, cioè perdoni, puoi anche magari dimenticare, però come tu ti tagli, la tua ferita si rimargina, ma il segno comunque in qualche modo rimane. To je tako, kot kadar se urežeš, ne? Se urežeš, potem rana se zaceli, ampak brazgotina pa ostane. Non credo che c'è qualcuno che possa dire diversamente, serve per esperienza, eh? Ricordarsi se tu c'hai taglio di non fare stesse scelte, stessi sbagli, cioè ci serve comunque anche questo. Mislim, da lahko to vsi potrdimo, ne? Da če imamo, če smo se urezali, imamo brazgotino in brazgotina nas predvsem opominja, da smo naslednjič bolj pazljivi, bolj pozorni. Zgodba, ki smo jo slišali, je podobna zgodbi o izgubljenem sinu. Doživeli ste hudo, pa tudi užitke tega sveta in izzivali mladost, potem pa spoznali, da se želite vrniti k očetu. Kaj bi rekli sinovom, pa mislim, da lahko dodamo še hčerkam,
ki ostajajo ves čas v varnem domu, pa se počutijo zagrenjeni in neizživeti, ker niso izkusili radosti in užitkov tega sveta. Uscite di casa. Pedrone. No, non di casa del padre. Non da questo. Poi, ne voglio uscito di hisce. Allora, io nel libro che non c'è qua. Botnighi. Sì, quello che in Italia è uscito qua. Ah, ah, vabbè. Botnighi che mi dico che Battisti italiani in Dai. Alla fine ho scritto. Se una cosa non pisara. Ma se uno va da Dio, no? C'è grenegto con Bogu. E gli chiede, Signore, ma tu non ti preoccupi per quelli che dicono che credono in Dio ma non vanno in chiesa? In ga vprašal, Gospod, ampak a ti nisi zaskrbljen zaradi tistih, ki pravijo da virujejo vate, v cerku pa ne grejo? Dio mi rispose, no. Bog mi odgovori, nisem. Io mi preoccupo più per quelli che vanno in chiesa, ma poi si comportano come non si ci fossero mai andati. Mene bolj skrbi za tiste, ki hodijo v cerkev, potem se pa obnašajo tako, kakor da ne bi nikoli v življenju bili v cerkvi. Quindi noi tante volte, no, pensiamo di essere nel giusto. Mi velikokrat mislimo, da smo, da imamo prav. E giudichiamo il figlio prodigo. Obsojamo zgubljenega sina. Che il Signore gli fa la festa quando torna a casa. Predvsem to je hudo, da mu je, da mu Gospod potem pripravil tako fešto, ko je prišel nazaj domov. Ma invece per non provare questa invidia per figlio prodigo. Ampak da ne bi da bi zavisni, torej ne smemo biti zavisni na tega izgubljenega sina. Se noi facciamo la gioia, facciamo la festa insieme a quelli che lo fanno. Kajti, če praznujemo skupaj s tistimi, ki pač praznujejo. Per questa persona. Zaradi tega, ker se ta oseba vrnila. Saremo felici anche noi. Bomo srečni tudi mi. E parteciperemo in questa felicità. In bomo del te sreče, ta sreča se bo dotaknila tudi nas. Non tutti sono chiamati a andare a fare non so quali peccati per poi essere grandi santi. Niso vsi poklicani, da bi bili ne vem kakšni hudi grešniki, da bi zagrešili ne vem kakšna huda dejanja, grešna dejanja, da bi potem veliki svetniki na koncu. Signore ci dà le croci che noi possiamo portare. Bog nam, Gospod nam daje pač križ, ki ga vsak izmed nas lahko nosi. So mizura. Tako, vsakemu ravno prav velik križ. E non è detto che quelli che stanno in chiesa e pregano dalla mattina alla sera? In ni rečeno, da tisti, ki so v cerkvi, ki molijo od jutra do večera, hanno una vita più facile da quello che cerca di convertirsi. Imajo lažje življenje od nekoga, ki se želi, hoče spreobrniti. Io pregavo 6 ore al giorno. Molila sem po 6 ur na dan. Ed è una faticaccia. In to je velik napor, ne? Perché ti porti addosso anche tutte le persone che ti chiedono di pregare per loro. Ker nosi s seboj tudi vse ljudi, ki se obrnejo na te in te prosijo za molitev. Voi in qualche modo prendete su di voi i loro pesi. In ker s tem na nek način vzamete na svoje ramena njihov križ. E questo non è per niente facile. In to še zdaleč ni lahko. Quindi fala, no, non fala, fala nel senso gloria, al, slava figlio prodigo che torna a casa. Torej, naj živi izgubljeni sin, da se vrne domov. Ma anche a quelli che nella casa ci stanno e pregano per tutti i figli prodigo come me. Ampak slava tudi vsem tistim, ki stojijo doma, ki so doma v očetovi hiši in molijo za vse izgubljene sinove, kakršno nišče, kakršno sem bila tudi jaz. Hvala vam. Hvala vam. Je prijatelj napisal, Anja, thank you so much. God bless you, Mother Maria.
care for you. Thank you so much. For you. In mislim, da lahko s tem zadnjimi stavki, ki jih je Anja povedala o praznovanju v očetovi hiši, zaključimo, da smo bili deležni enega takega praznovanskega dogodka, če lahko tako rečemo, ker smo slišali eno lepo zgodbo, ki jo je Gospod stvoril v njenem življenju in vam želim, da se srečno vrnete ta večer domov, da kolikor moramo, izpolnimo nalogo, ki nam je Anja dala. In tisti, ki ste redni obiskovalci Nikodemovih večerov, se vidimo čez eno leto. Upam, da nas Gospod tako varuje, da bomo še vsi živi in zdravi, lahko zopet prišli skupaj.